abbiamo deciso di fare questa conferenza stampa per spiegare l'iniziativa che ha fatto Città di Foligno per domenica per la prima partita di campionato col Jolly Montemurlo. L'iniziativa si chiama Maglia Dei, e tutti i tifosi che verranno allo stadio con indossato la maglia della nuova stagione 2015-2016 avranno diritto presso il botteghino a un biglietto gratuito, un ingresso gratuito che verrà accompagnato da un bigliettino timbrato del Città di Foligno numerato che dovranno consegnare all'entrata agli steward, e quindi avranno la possibilità di entrare allo stadio con la maglia non pagando il biglietto. Questa stagione ci saranno due partite dove non varrà l'abbonamento. La prima è questa, dove l'abbiamo nominato Maglia Dei, quindi domenica non varrà l'abbonamento. L'abbonamento varranno dalla seconda giornata, avranno valore dalla seconda giornata, verranno consegnati al botteghino il giorno che giocheremo, credo il mercoledì, col Ponsacco. Dovremo stare intorno ai 200, 190 a 200, l'obiettivo era 200, quindi speriamo che poi l'ultima settimana che sarà dopo domenica, l'ultima settimana che prenderemo abbonamenti, speriamo di farne qualcun altro. È stata fatta questa iniziativa proprio per comunque far affezionare sempre di più i tifosi. L'obiettivo è che se entrano allo stadio indossando la maglia vediamo comunque dei tifosi con la nuova maglia del Foligno indossata. Venivamo a fare questa conferenza stampa un po' per spiegare poi tutto quello che è l'organizzazione di domenica, perché considerando il fatto che a livello comunicativo da parte nostra non era stato fatto, l'abbiamo deciso, facciamo una conferenza stampa così stabiliamo bene i punti senza magari eventuali equivoci poi domenica. La biglietteria aprirà credo intorno alle 10, 10 e mezza, come spero e auguro arrivi il pubblico del Foligno molto numeroso, e quindi apriamo la biglietteria la mattina proprio perché non creare magari file enormi. Adesso ci devono aiutare i risultati, perché voi mi insegnate che poi l'entusiasmo migliore lo danno i risultati. Dal punto di vista societario, come avete ben visto, stiamo facendo il massimo, continuiamo a essere un cantiere aperto perché comunque abbiamo tante cose ancora da fare. Loris è qui presente, ha la qualifica di direttore sportivo, ma è un po' l'aiuto a noi tutti poi per l'organizzazione delle varie cose, anzi approfitto pure per ringraziarlo perché comunque è un direttore sportivo anomalo in senso positivo, nel senso che comunque si occupa un po' di tutto, anche di vista pure la sua esperienza come carte federali e quant'altro. Se volete vi elenco i biglietti, i costi dei biglietti di domenica. La curva costerà 8 euro, ridotto 5, gradinata 10, ridotto 8, tribuna coperta 15, ridotto 12, poltroncini 20 euro. In linea di massima poi saranno i prezzi che avremo tutta la stagione. Abbiamo rispettato quelli che erano poi gli anni precedenti. Il discorso della maglia non è perché vogliamo cancellare la storia del Foligno, anzi, la storia non si dimentica, soprattutto per le squadre di calcio, semplicemente perché comunque abbiamo rilevato una società da fallimento, si è chiuso un capitolo, per noi questo è un capitolo sotto tutti i punti di vista nuovo e quindi proprio un'iniziativa per la nuova società, con me, Roberto, Loris. Anche questo potrebbe essere un segnale da parte poi di tutta la città d'affetto verso la squadra. Mi auguro di fare 1000 persone domenica. L'altro anno col Siena hanno fatto, mi sembra, 400-500 persone. È vero che c'era una folta tifoseria ospite. Beh, quest'anno loro non credo siano tanti, quindi speriamo dai che il pubblico Folignate, anche se ci sono molti scettici proprio rispetto a voi Folignati che dite che il problema sono i Folignati, speriamo domani invece, domenica, di riempire lo stadio. Non riempì, no, però magari almeno ne fa un migliaio di persone. Come ha già detto ieri il Presidente, la squadra è ben avvertita di quello che è lo spirito della società, che bisogna lottare per questa maglia, deve diventare non una seconda pelle, forse la prima. Argomento sponsor, diciamo che io ho lasciato... Infatti domani mi scuso con qualcuno che già ci ha contrattualizzato le sponsorizzazioni,
abbiamo un po' lasciato aperto, anche perché comunque a ridosso delle vacanze, abbiamo un po' lasciato aperto un'altra settimana per poter poi andare a chiudere sponsorizzazioni pure a livello grafico nello stadio, piuttosto che cambiare anche magari i pannelli dove ci sono i vecchi sponsor. Diciamo che noi ci abbiamo già contrattualizzato 5-6 sponsor, tra cui 3 nazionali, e ovviamente prima di lasciare poi lo sponsor primario del Foligno a una, magari a una società che non è forte qua nel territorio, stiamo valutando poi di metterci di dare visibilità a un'azienda di qua. Le cose fatte ne abbiamo fatte tante, ma non so, io ancora non sono soddisfatto del lavoro fatto, perché secondo me non abbiamo fatto niente. Il lavoro è tanto, è un cantiere aperto, una squadra di calcio, Loris ne è testimone, non è facile gestirla, ci sono varie sfaccettature, ci aspetteremo su anche le prime critiche, perché poi alla fine fanno parte del mondo del gioco, del mondo dello sport, ma anche della vita. L'importante è che siano comunque critiche costruttive e mai disfattive, perché credo che poi noi siamo, ascoltiamo tutti, siamo disponibili a parlare con tutti, però ecco, poi credo che l'importanza poi anche di chi dall'altra parte vede con un occhio critico sia una critica costruttiva, tutto qua. Per tutti i bambini che sono tesserati con le nostre società affiliate, quindi Sant'Eraclio, C4 e Fulginium, loro entrano gratuiti, solo se vengono accompagnati dai genitori, il genitore può chiedere il ridotto al botteghino. Per me è stata una campagna acquisti soddisfacente, abbiamo centrato gli obiettivi che ci eravamo prefissati, abbiamo lavorato duramente, perché non è che sia semplice a ripartire da zero e arrivare a determinati giocatori. Ringrazio tutti i ragazzi che fanno parte della rosa, che hanno senza nessun dubbio hanno accettato di venire a giocare a Foligno, sicuramente. E gli faccio a tutti, poi lo farò nello spogliatoio, un grosso in bocca al lupo per l'inizio della stagione agonistica. Hanno lavorato duramente dal 22 di luglio e stanno ancora lavorando, perché sicuramente è un campionato molto difficile da affrontare domenica dopo domenica con grinta, determinazione. Bisogna essere sempre sul pezzo, oltre durante tutta la settimana, e poi far vedere le qualità e la determinazione in campo la domenica, quando si gioca le partite ufficiali. È una partita importantissima, oltre che il debutto stagionale qui casalingo, anche per la nuova società. E quindi sono tutte le carte in regola per poter far bene, e bisogna fare sicuramente quello che è nelle nostre aspettative. Poi con calma ci metteremo sempre meglio, e penso anche la prima giornata a livello di condizione non sarà al top, penso. Però ecco, spero nel pubblico che venga tantissimo anche con questa iniziativa e dia una spinta importante alla squadra e a tutti quanti, ecco. Questo ci tengo a dirlo, spero che la città di Foligno risponda nella prima giornata come sta rispondendo da un mese e mezzo a questa parte, e continui sulla scia della presentazione. Per il resto sono contento anche del lavoro dello staff tecnico, di mister Giunti, e quindi speriamo di ben fare. Come società penso che sia il presidente, che Raffaele, che anche gli altri soci stanno mettendo in campo tutte le armi possibili per poter far rientrare il Foligno in determinate situazioni, e stanno mettendo in campo anche moltissime iniziative. Con Raffaele ci sentiamo non giornalmente, 10 volte al giorno, quindi giusto che sia così, e cerchiamo in tutti i modi di poter dar lustro alla città e alla squadra, alla città di Foligno. Ce la mettiamo tutta, sicuramente gli errori si possono commettere, però l'importante è che restiamo tutti uniti. Errori. Noi siamo uniti, la società è unita, e quindi procediamo per questa squadra. Anche io faccio l'in bocca al lupo, poi faremo pure io anche in uno spogliatoio, comunque alla squadra, un po' a tutti quanti, no? Perché tutti ci abbiamo bisogno di calcio qua a Foligno, come ha detto Roberto, una delle sue prime uscite. Quindi è in bocca al lupo all'inizio della stagione, la squadra sa bene qual è l'obiettivo della società. Secondo me abbiamo attrezzato una squadra competitiva anche a livello uomini, perché poi alla fine il nostro obiettivo era creare pure un gruppo che ragazzi
ragazzi con voglia, soprattutto comunque corretti, non solo calciatori tecnicamente, ma anche poi da un punto di vista umano. Quindi in bocca al lupo anche a loro che si stanno allenando dal 22 abbastanza intensamente, quindi in bocca al lupo a tutti noi, alla società, perché poi alla fine ce ne abbiamo un po' tutti bisogno e domenica c'è solo un risultato, quindi fondamentale è il discorso delle maglie, perché la maglia va indossata proprio perché è un'iniziativa per... vedo anche un dato, ieri sera credo che abbiamo venduto già una trentina di maglie, quindi è anche un dato positivo questo, perché comunque voglio dire, è un'iniziativa che è stata ben accetta credo da una buona parte del pubblico, quindi poi ne faremo un'altra, non sappiamo quando, però lasciamo un'altra giornata che non varrà l'abbonamento, vedremo. Sì, giro di ritorno, vedremo poi qual è la partita, magari poi decideremo tutti insieme come abbiamo fatto adesso, ok? Buon pranzo. Grazie.